Buongiorno, ben ritrovati a colazione anche quest'oggi da Alba Adriatica e in compagnia del nostro ospite che è venuto a trovarci questa mattina, Mirko Rossi, vice sindaco di Mosciano Sant'Angelo. Buongiorno Mirko, grazie per essere con noi questa mattina in un giorno in cui sui giornali ovviamente l'attenzione è tutta focalizzata sulla crisi di governo, una crisi politica che si è aperta. Ricordiamo che si è aperta mercoledì scorso, giovedì scorso, non ricordo qual era il giorno, insomma, della mancata fiducia del Movimento 5 Stelle al Senato al DL Aiuti, e poi si è conclamata con questo secondo tempo, insomma. Non voto. Questo secondo, insomma, non voto. Allargato a Forza Italia e Lega. Vabbè, sta di fatto, insomma, che giustamente Mattarella ha preso atto della situazione, delle dimissioni di Draghi. Chiaro. E ha sciolto le Camere. Si torna a votare il 25 settembre, cioè subito la data. Insomma, ti chiedo da politico, da esponente, insomma, della categoria politica, cosa pensi di questa data? È un unicum, mi pare, per la storia d'Italia, qualche si ricordava. Forse, insomma, negli anni 20 addirittura, non so, prima del fascismo, una data autunnale, diciamo così, perché il 25 settembre di fatto è quasi estate. Insomma, che significa votare il 25 settembre? Cosa comporta secondo te? Io credo che la crisi che si è conclamata in Parlamento nei giorni scorsi sia uno dei tanti unicum della storia della Repubblica, sì. Perché è la prima volta che un premier va a casa per una fiducia comunque concessa, è vero. Ma non votata da buona parte della maggioranza, infatti. Votare il 25 settembre credo che fosse l'unica strada che il Presidente della Repubblica poteva percorrere, cioè quella di cercare di accelerare il più possibile rispetto ai tempi della Costituzione il momento del voto, visto le scadenze che ci sono. Non mi stupisce, gli ultimi anni di questo paese, diciamo, sono stati anni di tante prime volte, quindi sì. Anche questo sarà una prima volta. E i tempi sono stretti, ecco. Ecco, i tempi sono stretti, significa preparare le liste velocemente, votare tra l'altro con la vecchia legge elettorale, la riduzione dei parlamentari e il riordino dei collegi, il ridisegno dei collegi. Quindi sarà veramente, non so, dal punto di vista degli elettori, degli osservatori, sicuramente difficilissimo da prevedere, anche se ovviamente ci sono i sondaggi, per carità, i sondaggi danno delle indicazioni, però poi come portare i voti sul territorio e poi trasferirli in seggi parlamentari, è difficile, no, da capire quello che potrà accadere, no? Allora, la situazione, lo dico da rappresentante politico o amministratore di una provincia che in maniera vergognosa è stata smembrata nei collegi. Cioè, se noi pensiamo che il mio comune, Mosciano, vota con Pescara alla Camera, sì. Bellante, il fa comune parte. Con Termine con Castel di Sangro. Ecco, fa parte quindi di Mosciano collegio del Pescara-Teramo. Pescara-Teramo, quindi del lembo della provincia di Teramo, diciamo, la costa e aggregato la Valfino, no? Anche costa e Valfino. Atri, Valfino, esatto. No? Costa, Cerrano, Valfino, diciamo così, con Pescara. Da Bellante in Teramo, su. Capoluogo, l'entroterra con l'Aquila. Quando furono ridisegnati i collegi, ormai più di un anno e mezzo fa, anzi, era il governo giallo-verde, se non ricordo male, governo Lega 5 Stelle, fu garantito a Teramo una revisione, piuttosto che impegni a livello nazionale, certo, per forze politiche sulla legge elettorale. E invece, come vi ho detto prima, il 25 settembre sarà la data delle elezioni di tante prime volte, Parlamento più o meno dimezzato, nuovi collegi, voto pressoché d'estate. Non lo so, sarà difficile, i collegi uninominali sono sempre una roulette, quindi c'è chi dice appunto che Teramo di fatto rischia di perdere la sua rappresentanza in Parlamento, proprio perché meno posti disponibili, meno seggi disponibili, la competizione, no? Quindi tra esponenti teramani, esponenti delle altre province, insomma, si rischia davvero che Teramo possa ritrovarsi senza esponenti in Parlamento. Teramo, con questa formula elettorale di combinato disposto di collegi ridisegnati e legge elettorale, il Rosatellum, quello con cui abbiamo votato nel 2018, potrà avere rappresentanza solo per una presa di coscienza o di responsabilità dei partiti, cioè garantire una posizione, una sorta di posto sicuro, no? Più o meno blindata, esatto, all'interno delle liste ad un rappresentante di Teramo, altrimenti io credo che l'operazione di sminamento del territorio teramano sia stata completata con quella revisione dei collegi. Ecco. A proposito di legge elettorale,
perché se ne parla sempre, no? Bisogna cambiare la legge elettorale, bisogna modificare la legge elettorale, si prende atto del fatto che questa legge elettorale ha prodotto instabilità di fatto, certo, una non governabilità. In questa legislatura ci sono stati 3 governi, perché alla fine è rimasta questa, non se ne è fatto nulla? Ma da osservatore esterno al Parlamento io credo che la legge elettorale sia ogni legislatore il grande tema, quello di provare a riscrivere le regole del gioco sulla base di quello che non ha funzionato la volta precedente. O sulla base spesso dei sondaggi, quindi di cosa conviene a chi arrivare. È in testa ai sondaggi. Dopodiché, davanti al grande impegno pubblico, rimodifichiamo in maniera collegiale, tutti attorno allo stesso tavolo, poi prevalgono e sono prevalse le spinte di parte per far cadere un governo che aveva ancora una prospettiva di 6-7 mesi, non un secolo davanti, figuriamoci se non prevalgono davanti al dover riscrivere le regole del gioco. La responsabilità dei partiti in questo momento, diciamo che il senso di responsabilità, la responsabilità di colpa è tanta, il senso, certo, di responsabilità, diciamo che non è propriamente il loro forte. Assolutamente, ovviamente i giornali dai nazionali che hanno tante pagine dedicate a quanto è accaduto, agli scenari politici, anche alle spaccature interne ai partiti, perché è iniziato il Movimento 5 Stelle con la prima scissione di Di Maio, qualche altro parlamentare non si sa insomma se andrà via, lo seguirà, ma il partito che più sta, come dire, pagando in questo momento sembra Forza Italia, con i ministri che di fatto hanno lasciato tutti, il partito di Berlusconi, Gelmini, Brunetta, Carfagna, per andare dove? Non si sa ancora, però contestando, come dire, uno spostamento sulle posizioni populiste, leghiste, no, di Forza Italia, quindi un po' una perdita dei valori liberali. Ci si deve aspettare davvero un grosso rimescolamento dalle urne? Ma abbiamo detto prima, il fatto di votare con questo meccanismo e col Parlamento dimezzato credo che abbia prodotto già i primi effetti, quello di una fluidità tale come quella che è accaduta nei giorni scorsi. Non ci dimentichiamo però che questa legislatura che ha registrato il maggior numero di cambi di gruppo e di casacca, sì, all'interno del Parlamento. Abbiamo iniziato con la scissione del PD, con Italia Viva da una parte, siamo passati poi ai vari trasfughi tra Lega, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia in funzione dei sondaggi, certo, perché è avvenuto di tutto. Anche molti esponenti locali, insomma, anche no? Esponenti parlamentari locali hanno cambiato partito. E avevamo il rappresentante all'uninominale eletto al Movimento 5 Stelle, dopo 2 anni è diventato esponente della Lega, per poi arrivare a quello che è successo negli ultimi giorni, quindi mi stupisce fino a un certo punto. Ma questo perché secondo te, forse proprio questa legge elettorale consente anche a piccoli partitini, diciamo così, dal punto di vista del consenso, di comunque poter incidere, influire? Abbiamo visto che Renzi era stato di fatto l'artefice della caduta del governo Conte bis, no? Perché poi è stato insomma lui ad aprire la crisi, nonostante, ecco, certo, un peso politico, ritirando i ministri, insomma. Questo fatto che molti lasciano partiti più consolidati anche per formazioni di nuova, cioè movimenti di nuova formazione, significa che comunque si pensano di poter incidere anche avendo più rappresentanti? Sì, però questo, quello che mi colpisce, che è una cosa che avviene sempre e solo dopo il momento elettorale. Sì. Cioè il momento elettorale favorisce le aggregazioni necessariamente, certo, per provare a contendersi, certo, con leggi, eccetera. Il momento successivo abbiamo la frammentazione, il gioco successiva parlamentare, ovviamente è diverso. Sono giochi parlamentari dove spesso, tanto la riprova l'abbiamo avuta anche in passato, le frammentazioni, le scissioni poi non hanno avuto la stessa forza sul territorio alla prova delle urne. Certo. Tanti parlamentari nei gruppi, pochi consensi poi nelle urne, cioè sono operazioni che francamente il cittadino meglio alle prese con i suoi problemi quotidiani, con la quotidianità appunto che è fatta di problemi reali e concreti, non capisce, e giustamente non capisce, e fa bene a non voler capire, certo, certe dinamiche. Poi arriviamo un attimo appunto ai problemi reali dei cittadini, del paese, ma intanto il centrosinistra e il PD che farà di questa alleanza, di questo campo largo anche con Conte e il Movimento 5 Stelle? È tramontata questa strada? Io credo che quantomeno le dichiarazioni che ha fatto il segretario tra l'altro ieri e ieri sono state abbastanza indicative. Io sono uno di quelli che non ha mai creduto troppo a questa alleanza ibrida
nata con un movimento che era tutto e niente, rappresentava a livello politico tutto l'arco costituzionale, tra i suoi rappresentanti gente di ogni estrazione. Certo. Dopodiché si è dimostrato dall'essere il massimo, la massima espressione dell'antisistema ad essere quanto di più radicato nel sistema ci potesse essere, cioè rappresentare partito di governo a tutti i costi, certo, e in tutti i modi. Io credo che sia tramontato questo percorso, che è nato in un momento contingente dove c'era Zingaretti segretario e che aveva bisogno di quell'alleanza per la regione Lazio. Certo, dove si è concretizzata e dove, esatto, al governo ci e sono dove già insieme si PD dire, e Movimento 5 Stelle. E dove già si affrettano a dire alle prossime regionali il campo largo nel Lazio non è in discussione. Ecco. Ho letto ieri la Lombardi, che assessore della giunta Zingaretti, che già annuncia che il campo largo nel Lazio non è in discussione. Quindi diciamo, non è vero che ogni mondo è paese, però ogni mondo è un paese a sé. Cioè, nel senso che bisogna fare i conti con le esigenze dei singoli territori e delle singole realtà. Il PD potrebbe, come dire, a questo punto tornare a guardare più al centro, quindi ai Renzi, ai Calenda, anche se c'è da parte di questi forse un po' di, ancora, come dire, di voglia di autonomia, no, rispetto al PD. Ripeto quello che ho detto prima, non avendo cambiato le regole del gioco, credo che l'unico modo per essere competitivi realmente sia costituire blocchi. Certo. Quindi ci sarà sicuramente il blocco di centrodestra, fatto principalmente dai tre partiti, sì, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Io credo che nel centro-centrosinistra nessuno possa permettersi il lusso di voler sembrare autonomo o elitario. Credo che ci si debba confrontare su una piattaforma prima di tutto programmatica e comune da proporre ai cittadini, mettere da parte un po' quelle che sono le velleità singole, perché il semplice dimostrare che in autonomia si possa superare la soglia di sbarramento è un esercizio di stile, cioè va bene partecipare alla partita, ma ci vorrà la partita per provarla a vincere, tanto non sarebbe tanto sbagliato. Ecco. Assolutamente. E che succede dalle nostre parti invece? Te lo chiedo perché, ovviamente anticipando la data del voto, si torna a parlare magari delle ambizioni di qualche protagonista politico dell'Abruzzo, in primis anche dello stesso governatore Marsiglio. Tra l'altro c'è stato ieri proprio Sandro Mariani, consigliere regionale, che insomma a te molto molto vicino ovviamente, che è tornato un po' a stuzzicare Marsiglio su quello che farà. Allora diciamo subito che Marsiglio ha sempre detto, fino a tempi non sospetti, che avrebbe governato fino alla fine di questo quinquennio e anche ricandidatosi poi per un secondo mandato. Che si dice, nel senso, su Marsiglio, ma anche insomma su altri esponenti, c'è qualche movimento già, qualche nome papabile per queste elezioni anticipate? Allora, nella centrifuga di quello che è successo negli ultimi giorni, credo che l'accelerazione dei fatti abbia colto un po' tutti di sorpresa, e adesso toccherà anche correre con tempi brevissimi per depositare le liste. Tanti esponenti che magari avevano, insomma, fare delle ferie, no? Voi politici quest'anno farete le ferie. Ma io dico che noi amministratori c'era, più che noi politici la ferie ce la vediamo poco. Pausa politica c'era, no? Ad agosto, intanto grazie che ci portano il nostro consueto caffè della mattina, grazie. Dicevo, la pausa politica intorno, no, a Ferragosto, c'era, cioè, la pausa dei lavori, esatto, in Parlamento, anche nelle amministrazioni. È vero che le amministrazioni non si fermano mai, però forse c'è un rallentamento di solito. Quest'anno ve la sognate? Quest'anno sarà... non lo so, credo che tanti avranno alcune notti turbolente per pensare a cosa fare, perché un disallineamento delle scadenze elettorali comporta anche rivedere i programmi, progetti. Non lo so, sono curioso, perché io so che lo siamo il tutti, Partito Democratico sarà... ha già convocato gli organi segreteria regionale e direttivo per domani, Partito Regionale. Ma credo quindi che tutti i partiti siano convocati in maniera d'urgenza, permanente, da qua al 18 agosto, non ricordo male, le liste saranno presentate. Sì, di fatto sotto il 18 agosto, in grosso modo, ho letto qualche la scadenza è quella, poi bisogna raccogliere le firme, no? Quindi vabbè, esatto, perché per i partiti più strutturati raccogliere le firme non è mai un problema. No, ce ne sono, perché in Parlamento ce ne sono. I partiti già esistenti, i simboli già esistenti. Esatto. Quindi è più agevole, tra virgolette. Oh, tra i vari esponenti locali, io faccio un po' di navigazione tra i quotidiani, ecco il Messaggero Abruzzo. Tra gli esponenti locali, il Messaggero Abruzzo, sulle pagine di Teramo, da notizia riguardo al sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, notizie che non si candida al Parlamento. Giuseppe Costantini ha
sempre avuto un po' i riflettori su di sé, come possibile, insomma, anche per i possibili sviluppi della sua carriera politica. Si parla della regione, adesso c'è questa, come dicevamo prima, anticipazione, no, delle elezioni politiche, e quindi si parlava anche di una sua possibile candidatura al Parlamento. Lui in questo articolo sul Messaggero dice che non se la sente di lasciare Giulianova in mano al commissario per circa 9 mesi, perché ovviamente poi eventualmente Giulianova tornerebbe a votare nel 2023, anche se la consigliatura scade nel 24. Quindi diciamo un altro protagonista della vita politica locale che di fatto si tira fuori da questa corsa. Penso che nei prossimi giorni, come dicevamo, molti si dichiareranno, no, in un senso o nell'altro, tra chi intende candidarsi e chi no. Però nel frattempo, Mirko, ecco, l'Italia vive dei problemi abbastanza seri, chiaro, importanti. Una crisi economica innanzitutto, dovuta ad un'inflazione, ad un aumento dei prezzi, dei costi delle materie prime, dei carburanti, quindi che corre tantissimo, e soprattutto le fasce medio-basse della popolazione ne risentono. Gli obiettivi del PNRR da rispettare, perché altrimenti insomma quei soldi potrebbero anche andare persi, certo. La pandemia che non rallenta. Insomma, con questa situazione di incertezza, questo quadro politico di incertezza, come si fa a rispondere a questi problemi? Io credo che i sindaci in primis in questo momento non debbano farsi attrarre dalle sirene di elezioni superiori, perché sguarnire l'ultimo livello istituzionale a contatto con i cittadini e che poi con i problemi concreti del giorno, certo, sia sbagliato. Pronto intervento sono le amministrazioni locali. No? Uno, perché lasciare comunque un comune in mano al commissariamento è sempre un evento traumatico, certo, per l'andamento dell'amministrazione. Secondo, perché abbiamo voluto tanti anni fa l'elezione diretta del sindaco, che forse è l'unico, al netto dei consiglieri regionali magari che hanno le preferenze, ma che comunque non sono un'interfaccia esecutiva quotidiana, sì, con i cittadini. Abbiamo avuto l'elezione diretta del sindaco, è un impegno fiduciario diretto, scappare o andare via prima del termine della consigliatura credo che sia sempre sbagliato. E poi io lo vivo dal lato del comune, sono mesi dove abbiamo tante di quelle scadenze, tante che non sappiamo come andranno a finire perché erano attesi tanti provvedimenti da parte del governo, eccetera. Ecco, dal punto di vista proprio delle amministrazioni locali, il fatto che il governo c'è ancora in piedi, però per il disbrigo degli affari correnti. Però sulla progettualità, ecco, i fondi del PNRR che necessitano di tanto lavoro, di interfacciarsi proprio direttamente, no, con i più alti livelli del governo, come la vedete? Cioè, nel senso, avete timore che qualcosa possa fermarsi, possa bloccarsi? Assolutamente sì, io credo che andremo in difficoltà su tanti aspetti. Il motivo è molto semplice, Mattarella è stato abbastanza chiaro nel delimitare. Non c'è tempo da perdere, uno non c'è tempo da perdere, ha abbreviato i tempi per esatto, al minimo possibile, certo, i tempi per le elezioni. Secondo, ha delineato anche un perimetro piuttosto ampio di quelli che sono gli affari correnti, ha individuato il PNRR come priorità. Ieri Draghi, nella dichiarazione che ha fatto nel Consiglio dei Ministri dopo le sue dimissioni, credo sia stato abbastanza chiaro. Sono obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire. Parliamo di. Il governo lavorerà, continuerà a lavorare su questi temi. Ma che poi sono situazioni concrete. Cioè, io parlo dal lato dei comuni, parliamo di bandi per l'edilizia scolastica, parliamo, certo, di finanziamenti importanti per il sistema dei servizi sociali. Tra scadenze prefissate, esatto, molto imminenti. Cioè, abbiamo bandi che scadono il 18 agosto. Cosa facciamo? Cioè, io credo che il governo non possa non continuare ad interessarsi oppure mettersi stand by in attesa di, che poi si voterà il 25, ma non se non ho letto male il decreto che è uscito ieri sera, praticamente la prima riunione delle nuove camere è fissata per il 13 ottobre, nomina del governo, commissioni, parliamo di un governo che non entrerà nei pieni poteri. I governi poi spesso, ecco, ci mettono tempo, no, a formarsi, poi usciremo con una situazione frammentata o più o meno tale. Credo che proprio la parte, diciamo, più calda amministrativamente a livello politico la fine dell'anno, no? Perché, certo, c'è la legge di bilancio da preparare. Assestamento generale, quindi la legge di bilancio. Ricordiamoci che l'ultima volta il governo è nato nel 2018, dalle elezioni politiche che si tennero a fine febbraio, no, primi di marzo, primi giorni, sì, di marzo, giurò il primo giugno il governo Conte 1. Certo.
Sì, appunto perché ci furono insomma vari tentativi, no, di trovare una quadra. Quindi. Ci furono diversi mesi di governo nel ghiaccio, quindi non lo so. In Abruzzo il centro riporta delle valutazioni, delle impressioni, come dire, delle parti sociali, industriali, sindacati ed economisti che dicono uno shock per la nostra regione, si parla sempre della caduta del governo, perché ci sono settori dell'economia che comunque stanno, come dicevamo prima, sopportando già tante problematiche dell'aumento delle materie prime, dei costi dell'energia, produzioni insomma che fanno difficoltà, i settori più esposti, si parla quelli dell'automotive ovviamente a livello produttivo, ma anche del terziario, quindi il commercio e i servizi. Si calcola un bacino di 320.000 lavoratori occupati in questi settori, insomma, che forse in questo momento un po' preoccupati lo sono per il loro futuro, no? Quindi non bisogna mai dimenticare che poi ci stanno le famiglie, le persone in carne ed ossa a cui dare risposte. Ma sì, il livello del governo, oltre a quello delle riforme, non è un livello lontano quando ci sono problemi sul territorio. Penso alle vertenze industriali che poggiano sui tavoli del MISE, penso alle riforme che erano previste per quanto riguarda il mercato del lavoro, il cuneo fiscale, eccetera. Ecco, su questa pagina c'è anche il tema della revoca della concessione autostrada dei parchi, cioè l'Abruzzo ha grandi temi appesi. Legati proprio a decisioni governative. A decisioni governative, c'è tutta la partita dei progetti bandiera regionali poggiati sul PNRR. Cioè, non è neutro quello che è accaduto, ma per l'Abruzzo, ovviamente, tanto per le altre regioni, ovviamente. Poi è ovvio che ogni regione abbia la sua peculiarità e la sua problematica, le sue problematiche che la contraddistinguono, però i problemi sono tanti, per una fine traumatica comunque. Assolutamente, beh, quindi grandi responsabilità ovviamente anche per la prossima classe dirigente che verrà eletta e che andrà al governo, proprio perché avrà da risolvere tantissimi problemi. Veniamo un po' al piano locale. Parliamo, ecco, un po' anche ovviamente del tuo comune di Mosciano Sant'Angelo, ecco, in particolare voi su cosa state lavorando in questo momento? So che c'è stato nell'ultimo consiglio comunale ad esempio l'approvazione della variante generale al piano regolatore, progetti del PNRR ne avete presentati, che cosa avete in cantiere da questo punto di vista? Ma noi siamo al lavoro come tutti gli enti locali sul PNRR, abbiamo presentato diversi progetti riguardanti l'edilizia scolastica, realizzazione di nuove mense, siamo stati ammessi finanziamenti per appunto la realizzazione di nuovi spazi scolastici, potenziamento dell'offerta degli asili nido, abbiamo candidato insieme a Bellante e Morro d'Oro un progetto a valere sulla riqualificazione urbana e il rilancio sociale, stiamo predisponendo dei bandi di progettazione sulla progettazione appunto sociale e urbana del territorio, ce ne sono tanti di progetti, abbiamo tutta la funzione sociale delegata all'Unione dei Comuni che ha intercettato diversi milioni di euro di finanziamenti per implementare varie misure. Gli enti locali sono sul fronte, come ho detto prima, e stanno lavorando su questo, se parliamo solo del PNRR. Come comune e come amministrazione stiamo cercando di far mettere i piedi a terra alla programmazione che viene da lontano, parlo di lavori sull'edilizia scolastica, parlo di lavori sulla viabilità, parlo di lanciare finalmente la ZES in zona industriale. Gli insediamenti che arrivano non arrivano perché a Mociano c'è una particolare attrattività legata ad una persona piuttosto che a un politico, arrivano perché siamo fortunati nella posizione in cui ci troviamo, ma soprattutto perché si è lavorato. Io ricordo quando nel 2017 si lavorò in una ventre a terra con l'allora amministrazione d'Alfonso regionale Giovanni Lolli per inserire Mociano sia nell'area di crisi non complessa che nella ZES, una zona economica speciale. Non era un obiettivo semplice, a distanza di anni sta diventando efficace e cominciano ad esserci i primi risultati sul territorio. Quindi Mociano vuol dire si vuole caratterizzare sempre più come polo attrattivo anche da un punto di vista industriale, al di là delle aziende già presenti sul territorio. Io lo dicevo anche in altre occasioni e lo dicevo anche nella campagna elettorale del 2019 a livello locale, provando a farmi capire in un concetto che poteva sembrare dissonante per un amministratore locale. Per me la zona di Mociano Stazione, sì, della zona industriale del Casello, non è ad appannaggio esclusivo di Mociano. Io credo che quello sia un centro nevralgico, quantomeno di carattere provinciale. Interseca nostri viari importanti, c'è una zona produttiva appunto
ricadente nella ZES, una zona economica speciale. Credo che dobbiamo guardare veramente ad un'area vasta che, per come la vedo io, inizia da Teramo e termina a Giulianova, quella della Vallata del Tordino, dove c'è una continuità sia di caratteristica di sviluppo industriale ma anche di connessione territoriale, certo, vera, cioè non possiamo più ragionare come singolo comune. Con una continuità anche proprio di aree industriali, perché da lungo la Vallata del Tordino, Sant'Antato, Villa Zaccheo nel comune di Castellalto, allo stesso Bellante, alcune Bellante, insediamenti stazione industriali, poi Mosciano, insomma, proprio. E con l'Eranesco per terminare con l'Eranesco, certo. E tra l'altro, se non sbaglio, c'è una novità da questo punto di vista proprio col nuovo piano regolatore, con la variante approvata, perché favorisce l'insediamento di un centro servizi. Ma noi nell'ultimo consiglio abbiamo provato la chiusura dell'iter di due varianti che vengono un po' da lontano. Sì. Una riguarda tutto il comune, che è la variante generale al piano regolatore, dove abbiamo ridisegnato le regole dell'urbanistica del nostro comune, ma più che ridisegnato, perché Mosciano ha sempre avuto, diciamo, un ordine nella pianificazione territoriale, gli strumenti urbanistici non erano datati prima e si continua a tenerli aggiornati anche oggi, a differenza di tanti comuni magari hanno piani regolatori che risalgono, certo, abbastanza antiquati. Quindi abbiamo approvato questo piano, la variante generale, più una variante puntuale che favorisce un insediamento importante di logistica a Mosciano Stazione. Ne è in discussione un'altra all'interno dell'ufficio, in lavorazione, quindi ci sono investimenti importanti che arrivano sul territorio, che poi non sono fini a se stessi al momento dell'insediamento, ma creano occupazione, creano entrate fisse nelle casse comunali e creano sviluppo poi. Assolutamente. Dall'opposizione siete stati un po' invece sollecitati, punzecchiati ancora per la vecchia storia del teatro Acquaviva, che rimane chiuso ancora, sì. Non ricordo da quanto tempo. Ci sono invece lì prospettive per la riapertura della struttura? Quella del teatro del Belvedere è una ferita aperta che è nata con il terremoto del 2009 e continua ancora oggi. Stiamo lavorando con un insieme, lì c'è una vecchia vicenda, su vecchia come genesi, ma sì, che si protrae tuttora, su dei lavori che devono essere eseguiti nell'ambito di una convenzione urbanistica. Ne è nato un contenzioso, si sta lavorando a ricomporre questo contenzioso, come annunciato dal sindaco in consiglio comunale, con una votazione anche di una proposta transattiva. Non stiamo fermi però ad aspettare che maturi quella situazione, ma stiamo in fase di progettazione esecutiva di un intervento quantomeno di consolidamento che permetta di riaprire, e ripristino strutturale che permetta di riaprire il Belvedere alla fruibilità della cittadinanza, con un contributo della Regione Abruzzo stanziato nella finanziaria 2020, quindi inizio 2021, più fondi comunali. Credo che quelli siano lavori che potranno partire nell'arco di un po' di mesi e che potranno restituire nel 2023 la fruibilità del Belvedere e la cittadinanza, quindi, di Mosciano. Insomma, l'impegno, la speranza quantomeno, insomma, è che nel 2023 si possa quantomeno tornare fruire del Belvedere. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, sfogliando ancora il quotidiano, sono sul centro. Sono arrivato, sì, abbiamo parlato di politica, gettiamo lo sguardo un po' anche su quello che accade in territori limitrofi. A Roseto c'è qualche fibrillazione, nell'ultimo consiglio comunale, oggi ci torna il centro sulla vicenda, l'ex sindaco Pavone, insomma, attualmente componente della maggioranza del sindaco Nunes, non le ha mandate a dire, insomma, sui suoi malumori rispetto all'andamento amministrativo. Il centro titola: si aprono nuovi scenari politici, rotoli d'Iglio Pavone Nunes. La situazione, certo, a Roseto si è creata questa maggioranza un po' allargata, articolata, eterogenea, esattamente, con varie anime, quindi poi è normale che è difficile magari tenere insieme tutti quanti queste sensibilità. Che ne pensi? Che cosa sta accadendo, insomma, perché gli esponenti politici sono sempre più informati, no, delle dinamiche interne tra i vari movimenti. Sta accadendo quello che spesso accade quando ci sono maggioranze eterogenee, dove ci si mette insieme per il momento elettorale, ma poi dopo non è l'importante non è solo vincere, ma è riuscire poi a governare per 5 anni. Mario è un amico, abbiamo condiviso l'esperienza in provincia nel 2017-2019, durante la presidenza di Sabatino. Ha un compito arduo, quello di tenere insieme appunto tante anime all'interno della sua maggioranza. Certo. Io sono tra quelli che pensano sempre che
i dissidi vadano prima a tentare di risolvere all'interno, quando si arriva allo scontro o quantomeno ad esternare pubblico, le difficoltà in pubblico, credo che si sia sempre superata quella linea di attenzione che si dovrebbe tenere. Dopodiché non so esattamente quello che stia accadendo all'interno della maggioranza, certo non è stata una bella uscita quello del consigliere Pavone. Anche perché Pavone, come dire, è un elemento dei più rappresentativi, insomma, esatto, di questa maggioranza. Ha un certo peso all'interno peso della maggioranza, sia per consiglieri che fanno riferimento alla lista che aveva animato alle ultime elezioni amministrative, sia per trascorsi, un ex sindaco e attualmente un consigliere provinciale, che tra l'altro è stato eletto in virtù di una lista che nasceva da un accordo agli occhi dei più civici, agli addetti ai lavori, non proprio. Quindi non è un elemento neutro, ecco, è il mio problema. E insomma, forse anche queste, come dire, questi sono movimenti elettorali, elettoralistici, no? In anche una fase di fibrillazione magari, così ecco, ci stanno, ecco, possono poi creare delle piccole fratture anche nelle amministrazioni locali. Va bene, noi siamo arrivati al termine del nostro spazio e quindi ci fermiamo qui. Ringrazio Mirko Rossi, vice sindaco di Mosciano Sant'Angelo, per essere stato con noi. Buon lavoro per questa estate impegnativa, calda non solo dal punto di vista climatico. Finito adesso, torniamo in comune. Perfetto, e noi ci fermiamo qui, mentre a colazione torna ancora domani mattina, sempre alle ore 9. Grazie e buona giornata.